Vi è un istituto che è stato introdotto alcuni anni fa nel processo tributario, che è l'istituto cosiddetto del reclamo mediazione. Cioè l'istituto è finalizzato, è ispirato ad una logica assolutamente condivisibile, quella secondo la quale all'autorità va preferito il consenso. Cioè questo significa che l'esercizio del potere autoritativo da parte dell'Agenzia delle Entrate deve essere relegato alla ipotesi residuale in cui non si trova un accordo col fisco, perché se due persone, il contribuente e l'Agenzia delle Entrate, sono d'accordo nello stabilire l'importo del tributo, quando questo naturalmente può essere controverso, allora siamo tutti contenti. Se sono d'accordo loro, siamo tutti d'accordo. Cioè la soddisfazione che si realizza tra le parti quando nasce una controversia e questa la si risolve di comune accordo è la massima soddisfazione desiderabile dall'ordinamento. Ora però, in base a questo principio, è stato introdotto l'istituto del reclamo mediazione, che ha finalità anche deflattiva, come si suol dire, con un'espressione magari non facilmente comprensibile a tutti, deflattiva del contenzioso tributario. Cioè si vuole cercare di ridurre il contenzioso favorendo la definizione concordata del rapporto giuridico d'imposta. Questo istituto è stato introdotto alcuni anni fa in via sperimentale, ha avuto un certo successo, è stata aumentata la soglia all'interno del quale va obbligatoriamente esperito un tentativo di mediazione, per cui se il contribuente riceve una pretesa da parte dell'Agenzia delle Entrate che dice: guarda, io ho controllato la tua dichiarazione, tu hai dichiarato, non so, 20.000 euro, ma secondo me il tuo reddito effettivo era 50.000 euro, allora il contribuente cosa fa? Può opporsi a questa pretesa se non trova un accordo col fisco. Quindi fa un ricorso che però non può subito essere presentato alla Corte di Giustizia Tributaria, ma deve prima essere esaminato dall'Agenzia delle Entrate nella cosiddetta fase del reclamo. Questo è obbligatorio in tutti i casi in cui la pretesa fiscale sia di valore entro i 50.000 euro per la sola parte relativa all'imposta. Quindi addirittura, se consideriamo le sanzioni, si può arrivare all'obbligo della mediazione anche fino a casi in cui la pretesa complessiva tra imposte e sanzioni diventa 100 e a volte anche 110.000 euro. Cioè il concetto è: cerchiamo di trovare un accordo prima di essere giudicato. Prima di farci la guerra, cerchiamo di fare la pace, potremmo dire così anche, no?